ma una 13 anni più tardi, sempre per questo reato di stregoneria, viene condannata, e qui siamo a Spoleto, Caterina di San Brizio, detta Caterinaccia, ovviamente il dispregiativo sta nella parte finale della parola. Siamo a Spoleto nel 1441. Questa donna ebbe sfortuna, non le avevano fatto niente fino a quando non venne chiamata a Narni a cercare di guarire un signorotto, nonostante i filtri e le magie di questa donna, questo aristocratico morì e subito dissero che aveva invocato i santi e i demoni per cercare di guarirlo, e quindi anche lei fu condotta a rogo. Questo nostro è un tentativo piuttosto spericolato di insegnare la paleografia in 3 giorni. Paleografia, anzitutto chiariamolo, latina, si parla della scrittura latina, dell'alfabeto latino, che non significa necessariamente lingua latina, perché l'alfabeto latino veicola, per dir così, tante lingue diverse, anzi tutte le lingue storiche, anzi tutte le lingue possibili, nel senso che è una scrittura alfabetica e quindi può realizzare materialmente qualsiasi contenuto fonetico. Noi andiamo all'antico, come dice il termine paleografia, che significa studio delle antiche scritture, e nell'ambito della storia generale della scrittura e delle scritture, la paleografia latina occupa uno scoperto relativamente breve, dal VI secolo a oggi, soltanto 2600 anni, di scritture molto più longeve ce n'è in abbondanza. In più la paleografia latina per tradizione disciplinare si occupa specialmente della scrittura a mano, quando era l'unica scrittura possibile, prima cioè dell'invenzione della stampa. È una disciplina sia antichistica ma in particolare medievistica. Nell'universo mondo chiunque voglia dirsi alfabetizzato deve apprendere l'alfabeto latino, quale che sia il suo alfabeto materno. Come ogni scrittura alfabetica, ma quella latina in particolare, per essere pienamente alfabetizzati occorre apprendere soltanto 25 segni, una bazzecola. Pensate che un cinese, per dirsi alfabeta elementare, deve apprendere almeno 3.000 segni. Per dirsi alfabetizzato pienamente, deve apprendere 44.449 segni. Noi dobbiamo imparare soltanto 25, che volete dire? I documenti di cancelleria sono quelli emessi da un organismo che si chiama appunto cancelleria, che è al servizio di una auctoritas, sia costui il re, l'imperatore, il papa, un principe, un signore, un abate, un vescovo. L'importante è che la cancelleria sia in grado di emettere documenti che facciano riconoscere la provenienza da questa autorità. Un documento imperiale è tale perché al volo si riconosce, salvo prova di falso, che proviene dalla cancelleria imperiale. Il segno di questa provenienza e appartenenza è il sigillo. A questa introduzione di tipo generale vorrei portare come pezze d'appoggio quelli che sono i documenti più importanti dal punto di vista della presentazione, della solennità, ma in realtà noi addetti ai lavori non facciamo mai un tipo di ragionamento di tipo gerarchico, non esistono documenti più importanti di altri, sono importanti nella misura in cui servono a altezza cronologica che ci interessa, a tipologia documentaria, a informazioni che noi in questo momento magari abbiamo bisogno di evidenziare. Il documento che vi presento, e chiedo al professor Bartolini Angeli di mostrarvi il retro, è il documento contenuto nella sezione di archivio di Stato di Gubbio, fondo comunale, pergamene, e se voi vedete c'è un piccolo bollino, una piccola etichetta in cui c'è scritto busta 1, pergamena 1.
Quindi questo significa che è il documento solenne più antico che si conserva nella sezione di Archivio di Stato di Gubbio. Non è il documento più antico, ma nella tipologia documentaria a cui ha fatto riferimento il professore, ovvero quella di produzione cancelleresca, ecco che questo è il documento più antico. Per prendere confidenza con un documento, la prima cosa che ci serve è datarlo e collocarlo. La terminologia che utilizziamo è datazione topica e cronica. Questo documento è stato emesso dalla Cancelleria Pontificia a Roma e più in particolar modo nel Palazzo del Laterano. Non facciamo presentazioni paludate perché il tono è assolutamente informale. Insomma, questo benedetto Carlo Magno di cui si parla, sembra che lo conosciamo, no? In realtà poi forse, ecco, abbiamo portato due grandi autori, come dicevamo ieri, letteralmente ci fanno crescere, no? Da un genere, no? Ci accrescono. E quindi facciamoci accrescere da questi autori. Iniziamo, ci siamo messi d'accordo prima con il professor Alberto, prego. Bene, ringrazio molto per l'invito e ringrazio anche tutti i presenti. Dunque, vorrei iniziare questa breve chiacchierata su Carlo Magno partendo da una vignetta pubblicata durante il Carnevale del 1864 in una rivista satirica tedesca. Essa ritrae Carlo Magno che osserva stupito dalla finestra del suo palazzo una giovane donna che porta sulle spalle un giovane mingherlino. Si tratta di una scena che faceva parte di una sequenza più ampia, oggi diremmo forse una graphic novel, intitolata Eginhard und Emma, Eginhard ed Emma, composta dal maggiore disegnatore satirico tedesco dell'epoca, Wilhelm Busch, con l'obiettivo di mettere alla berlina la corte prussiana e il revival carolingio da essa promosso. Si trattava di un revival che rientrava in una più ampia riscoperta ottocentesca di Carlo Magno, di cui forse ci parlerà Alessandro Barbero tra poco. Mi limito a ricordare che in questo contesto Wilhelm Busch aveva recuperato una leggenda storica, possiamo definirla così, attestata per la prima volta nel secolo XII dalla cronaca dell'abbazia di Loos, un'abbazia di primaria importanza già in età carolingia. Questa era l'Europa della quale Carlo Magno divenne il padre, un'Europa cristiana, ma attenzione, e qui ci può aiutare anche quest'ultima cartina, di una un'Europa cristiana, ma di una cristianità romana, latina, distinta da un'altra cristianità, ma potremmo dire anche da un'altra Europa, greca, guidata dagli imperatori bizantini. Grazie. Carlo Magno, perché è così importante? Perché ne parliamo? Cioè perché noi dobbiamo iniziare a parlare di Carlo Magno? Ma si capisce già da quello che vi ha raccontato il collega Albertoni. Carlo Magno è un personaggio di cui noi cerchiamo di dire qualcosa attraverso ciò che altri alla sua epoca ci hanno lasciato. Il discorso che abbiamo fatto su Eginhardo vi ha dato un assaggio dei problemi che lo storico ha. Chi era Carlo Magno, che cosa ha fatto? E Eginhardo ci racconta certe cose. Tanto tempo fa, secoli fa, gli storici dicevano benissimo, ecco qua, ce le raccontano e quindi è successo tutto questo. La storiografia nostra fa un'altra cosa. La storiografia nostra si pone davanti al racconto di Eginhardo e dice: perché quest'uomo ci racconta queste cose? Che interesse ha a raccontarci questo? Confrontiamolo con quello che ci racconta qualcun altro. Quando scrive queste cose, non è ozioso chiedersi se le ha scritte un anno prima o un anno dopo, in quale congiuntura politica, chi c'era al governo in quel momento, mi spiego, ecco. Allora, il problema con figure della statura di Carlo Magno è che dopo la loro morte, e Eginhardo scrive dopo che è morto, dopo la loro morte si comincia subito a reinventare questi personaggi. E nel caso di Carlo Magno si è continuato a reinventarlo, la politica ha continuato a reinventarlo,
per più di 1000 anni. Quello che io farò adesso sarà un tentativo di dare alcuni assaggi rapidissimi di come per più di 1000 anni la politica si è appropriata del personaggio di Carlo Magno e lo ha riutilizzato ai tempi del grande Carlo di felice memoria, morto ormai da quasi 30 anni. Regnavano ovunque la pace e la concordia, mentre ora ci sono dappertutto discordia e litigi. C'erano abbondanza e gioia, ora invece solo miseria e lutti. Anche qui c'è il luogo comune, ma c'è anche ovviamente l'intervento della politica del proprio tempo, quando i nipotini di Carlo Magno si stanno scannando fra loro per dividersi l'impero. Ed è proprio già in questa fase che Carlo diventa Carlo Magno, che diventa cioè automatico appiccicare al suo nome questo aggettivo latino che, come sapete, vuol dire il grande. Grande perché sotto i suoi successori le cose vanno maluccio, e allora dire quanto era grande lui è un modo anche di criticare ovviamente i suoi successori. Finito tutto questo, per qualche anno l'idea di Europa sembra molto screditata, visto che era stata usata da quella propaganda, ma ritorna fuori quasi subito. E nel 1950 uno dei padri dell'Europa nostra, un piccolo Carlo Magno anche lui, un piccolo Napoleone se volete, benché altissimo di statura, il generale De Gaulle, nel 1950 il generale De Gaulle dichiara che bisogna fare l'Europa e bisogna riprendere su basi moderne l'impresa di Carlo Magno, che come vedete continua a venire buono, tanto che tuttora da Aquisgrana si assegna un premio Carlo Magno agli uomini politici e anche agli intellettuali che più hanno meritato nella costruzione dell'Europa. Poi, siccome il mondo è contraddittorio, uno degli ultimi che l'ha vinto è Angela Merkel, ma insomma. Si diventa amici, si condividono cose importanti,
si vivono confidenze, ci si sente accolti, si fa l'esperienza della provvidenza attraverso gli altri, cioè l'altro emerge con un volto diverso e interpellante. Poi l'esperienza della solitudine, nel cammino si è soli, nella vita quotidiana mai. E quindi la possibilità che nel cammino si possa appunto attraversare un territorio da soli, avendo spazi di silenzio, permette appunto quel rientro in se stessi che è una chiave fondamentale del cambiamento. Intanto rispondo alla tua domanda su quanto è importante la Via di Francesco, in generale i cammini per l'Umbria, dicendoti che quanto è importante in realtà ce lo dicono gli altri. Devo dire che sul potenziamento, sulla costruzione, sulla promozione della Via di Francesco e degli altri cammini, noi siamo arrivati anche perché ci siamo resi conto che esisteva una domanda. E questa domanda non era semplicemente informale e costruita dal punto di vista del viaggiatore che da solo si mette appunto a camminare alla ricerca delle tracce di Francesco, ma anche data dalle tracce fisiche, cioè dalle pubblicazioni che esistono in giro per il mondo relative alla Via di Francesco non da noi promosse e che sono 11 in tutti i paesi. Per cui la curiosità per la Via di Francesco è predatata rispetto al lavoro che poi noi abbiamo fatto per costruirlo, come diceva Ciro prima di me, come prodotto turistico. Non parleremo di questo numero di anni di Medioevo, bensì della prossima monografia, del prossimo numero monografico che è in uscita a fine ottobre, a metà ottobre, fine ottobre, e sarà dedicato ed è dedicato alle reliquie. Si chiama Sulla via delle reliquie, l'autrice è sempre Chiara Mercuri. Dunque, perché abbiamo pensato di dedicare un numero monografico alle reliquie? Delle reliquie, in verità parliamo di tutti i numeri del Medioevo, è un tema che pervade le interpretazioni. Però in occasione del giubileo ci siamo riuniti e abbiamo detto perché non facciamo invece un compendio il più articolato e il più completo possibile, non sarà mai completo perché le reliquie in Italia sono. Non si contano, cerchiamo di farlo e ci siamo riusciti, il numero sarà in edicola tra una decina di giorni. Alla dottoressa Mercuri, a Chiara, vorrei chiedere di introdurre questo argomento partendo dal nome, ovvero ti vorrei chiedere cosa significa reliquia. Quando nascono le reliquie? Buonasera a tutti. Sì, reliquia significa parcella, piccolo resto, ma nella trattatistica cristiana si specifica subito, fin dai primi secoli del cristianesimo, che un corpo frammentato, un corpo santo, un corpo di martire frammentato, mantiene anche nel suo più piccolo frammento la virtus del corpo intero. Per questa ragione diciamo c'è un'autorizzazione dottrinaria quindi a trasferire l'attaccamento che i primi cristiani avevano nei confronti dei martiri, dei corpi dei martiri, anche nei confronti di piccoli resti, di piccole parcelle. Non mi sentirete parlare di tesoro templare, segreto templare, mistero templare, Bafometto, rotta verso l'America e via così. Mettetevi l'anima in pace. Siamo pieni di pubblicazioni di questo taglio sui templari. Io, ahimè, vi ammorberò con un po' di storia metodologicamente corretta. Poi ovviamente sugli esiti di questa ricerca discuteremo a lungo. Non necessariamente le vicende storiche in senso lato e nello specifico la vicenda templare rispondono a un susseguirsi meccanico di eventi, non c'è sempre una relazione tra causa, effetto, causa, effetto, causa, effetto. In questo caso, dal mio punto di vista, ovviamente sulla base dei materiali che ho avuto modo di studiare,
possiamo parlare di concause che ci portano a che cosa? Alla fine dell'ordine esemplare. In effetti noi oggi facciamo questa conversazione molto veloce, molto agile. Sarete d'accordo con me sul fatto che parlare dell'ordine templare in senso onnicomprensivo è sostanzialmente impossibile. Allora io vorrei concentrarmi su un aspetto della vicenda templare che, diciamolo pure, è quello che tendenzialmente sollecita di più la curiosità e produce quella letteratura di cui parlavo prima, e cioè la fine dell'ordine templare. Come tutte le spezie, come dice il nome, erano alimenti speciali. Non erano le solite derrate che arrivavano, non erano i soliti prodotti che erano commerciati nei mercati, ma erano proprio prerogativa di una specialità. L'importante in questo periodo infatti sarà anche la figura dello speziale, cioè colui proprio che si dedicherà, che sarà una specie di collante tra il mondo gastronomico, tra il mondo del farmaceutico, come diremmo oggi, ma anche tra il mondo del gusto. Nel Medioevo nasce questa componente del gusto, anche se molti non ci credono. In realtà sono molte le cose che a tavola condizioneranno le preparazioni dei cuochi che avremo in questo periodo e dei trattati che finalmente appariranno. Trattati tecnici, cioè da cuoco a cuoco. I cuochi gireranno per le corti, quindi riporteranno quelle che erano le derrate alimentari, ma anche le consuetudini. I pittori, i nostri pittori che useranno, importanti italiani rinascimentali, che useranno lo zafferano anche nelle nostre tele. È un esempio il nostro grande, posso dire, che è anche innovatore degli sfondi. I nostri sfondi umbri con le nostre piante olivate, le nostre querce, eccetera, che appaiono dietro le Madonne e i Santi, che è Pietro Vannucci, Pietro di Cristoforo Vannucci il Perugino. Ah, 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 ah.